saluto a tutti voi appassionati di Medieval 2 Total War. Ho deciso di pubblicare anche diverse battaglie di Medieval 2 perché in internet, su YouTube ce ne sono un po' pochette, e quindi anch'io volevo contribuire, anche se in piccola parte, a un po' di battaglie, a farvi vedere appunto un po' di battaglie di Medieval 2. Questa sì, vabbè, il nome è Karthas, però io sono Samuel e commenterò questa battaglia. Le fazioni in campo riguarderanno i veneziani contro gli spagnoli. E c'è da dire che questa è la mia seconda battaglia online, uno versus uno, e per cui sono ancora abbastanza inesperto, per così dire, diciamo. Ho fatto anche due battaglie online, due versus due, però vabbè, sempre un po' giocare alla lotteria. Se hai un avversario, se hai un alleato forte, vinci lo scontro; se hai un alleato debole, perdi lo scontro. Per cui secondo me l'uno uno versus uno è il migliore modo per iniziare a giocare, secondo me. E poi via via, che sei un po' più esperto, fai le battaglie due versus due. Guardiamo, siamo nel periodo, siamo nel tardo medioevo, per cui Venezia non ha cavalleria forte nel tardo medioevo, ha solo delle lance, i cavalieri, lance spezzate, però questi cavalieri hanno valori molto bassi, e quindi io in questa battaglia ho fatto una prova e non ho scelto cavalleria, e ho schierato in campo al posto di 4 unità di lance spezzate di cavalieri, ho messo 4 unità di sergenti corazzati, che sono un po' ai lati, un po' dietro, mi schieramento. In prima linea invece ho 4 unità di lance spezzate più altre 4 unità di fanti pesanti veneziani, per cui sono messo abbastanza bene come fanteria. Ho 3 unità come arcieri, la mia guardia generale, e come arcieri ho 3 unità di arcieri veneziani, che sono veramente forti come tiratori, e altre 2 unità di balestrieri pavesi della milizia, e altre 2 unità di moschettieri, che hanno veramente un'ottima gittata. Però il mio avversario, lo spagnolo, si è portato con i suoi 3 balestrieri, pavesi della milizia, in questa specie di montagnola, in questa specie di rialzamento del terreno, e quindi è abbastanza favorito perché è una gittata maggiore. E i miei moschettieri, che hanno il tiro raso, sono un po' hanno un handicap, diciamo, perché non riescono a colpire. I nostri sono sotto attacco. Bene, dobbiamo agire. I balestrieri pavesi. Intanto il mio avversario, con 2 unità di gendarmi, mi coglie un attimino di sorpresa i miei balestrieri. Qui ha 2 unità di guardia generale, mentre di là 2 unità di gendarmi. Però anch'io riesco a fare qualche vittima fra le sue file, perché i miei arcieri iniziano a tirare e uccidere qualche ometto, qualche cavaliere. Lui, oltre a queste 2 unità di cavalleria, a parte tra i balestrieri, ha diverse unità di spadieri con scudo, diverse unità di spadieri con la milizia, e 4 unità di conquistadori spagnoli appiedati, più altre 2 unità di cavalieri di Santiago, veramente incazzatissimi questi cavalieri, che sono veramente forti. La Spagna ha una cavalleria veramente forte, e quindi lui si è scelto una buona cavalleria, anche se sì, praticamente ha 6 unità di cavalleria. I nostri sono sotto attacco, può fare veramente male questo scontro. Intanto riesco a far scappare 2 unità di guardia generale con le mie 2 unità di fanteria.
Io purtroppo senza cavalleria sono molto lento negli spostamenti e questo forse un po' condizionerà il resto della battaglia. Comunque come tiratori sono messo bene, anche se adesso sto un po' subendo perché purtroppo i miei moschettieri subiscono appunto i danni delle balestre, per cui per il momento la battaglia è questa. Io sono consapevole che lui, avendo la cavalleria, può attaccarmi da tutte le parti e quindi non è che sia messo tanto bene, però insomma è una prova e bisogna provare anche questo tipo di schieramenti e vedere se è meglio prendere dei sergenti corazzati o di quattro lance spezzate, cavalleria praticamente, nel tardo medioevo, perché se ero nel su tutti i periodi praticamente e mi sceglievo i nostri sono sotto attacco, sono dobbiamo agire ora, molto buoni, cioè sono ottimi, sono degli ottimi cavalieri. Intanto velocizzo un attimo la battaglia, lui mi ha fatto a pezzettini i miei moschettieri purtroppo e quindi non è che li potrò usare per molto tanto, perché adesso lui, vabbè, adesso mi carica ancora, però i nostri sono sotto attacco, cioè, sono sempre pronti a tirare e fanno per il momento ritirare i gendarmi. Io decido di avanzare, insomma di andarmi a prendere il possesso di questa altura, che dove vi sono questi balestrieri pavesi che veramente mi stanno rompendo le scatole. I nostri sono sotto attacco, dobbiamo agire ora. E vabbè, ogni tanto lui cerca di disturbarmi i miei tiratori con qualche carica di cavalleria, ma adesso sono abbastanza accorto, perché nel primo attacco mi avevo un po' sorpreso per la presenza appunto di questa tempesta della regione, non vedevo bene, però adesso ho avuto sempre un occhio sulla mappa e insomma i nostri sono sotto attacco, dobbiamo agire ora. Purtroppo veramente per questa altura, perché se non c'era questa altura dove si posizionavano, riuscivo a far sfruttare veramente al massimo i miei moschettieri, e se riuscivo a sfruttarli al massimo lui perdeva molti balestrieri. Ho anche delle vittime, delle perdite sulla mia fanteria in prima linea, perché purtroppo alcuni tardi arrivano anche lì e sono un po'. I nostri sono sotto sono attacco! Come insomma agire ora! Perché lui ancora la fanteria in al massimo, diciamo. Tutto in salute, quindi io sono un po' messo male. Adesso lui carica nella mia ala destra con i suoi cavalieri di Santiago, però io ho portato i miei lancieri e quindi prevedo insomma di reggere abbastanza bene. Qui intanto cerco di caricare da dietro questa unità di cavalieri, il mio generale però purtroppo hanno un morale ancora alto e devo fuggire con la tanda sulle gambe, perché adesso lui sta intervenendo, mi stava praticamente imbottigliando il generale e quindi devo scappare, devo conservarlo. Tanto di qua carica la mia alla sinistra con questo piccolo che cerca di gendarmi e con quest'altro mi aggira. Io non posso fare più di tanto perché sono senza cavalleria e non posso intervenire tempestivamente con i miei lancieri. Per il momento sono messo abbastanza male in questo, nella mia ala destra, perché diverse mie unità iniziano a scubare e non posso spostare questi soldati, perché lui qui ha altre unità di fanteria, quindi se io spostassi questi soldati a dare supporto al resto del schieramento, molto probabilmente lui farebbe intervenire e ci troverebbe, cosa che non voglio. Riesce a mandarmi in rotta diverse unità di soggetti corazzati, infatti pesanti veneziani, e questo non è che mi aggrada molto. Intanto lui adesso mi carica sempre con la sua cavalleria, la mia ala destra, e piano piano sta iniziando a sfondare anche
anche questa zona, tutto, tutti i modi, cerco di metterci una pezza col mio generale e magari in qualche specie infuocata di, insomma, spaventare i suoi soldati. E purtroppo devo intervenire con il resto della fanteria, dare una mano, altrimenti avrei perso praticamente l'intero settore destro, come diciamo. Dalle scene i lancieri che cercano in tutti i modi di raggiungere i gendarmi, ma non ci riusciranno, e praticamente sono più veloci. I nostri sono sotto attacco, dobbiamo agire ora. Riesco finalmente a mandare in rotta una sua unità di guardia del generale, ma perché era veramente messa ridotta all'osso, e lui adesso mi attacca con i suoi spadieri della milizia. Sono una fanteria leggera, ma come fanteria leggera è molto, cioè un'ottima fanteria leggera, dei valori molto alti, quindi può reggere benissimo la linea di battaglia. E fanculo anche questi tanti. Che il signore ci salvi! Abbiamo perso metà dei nostri uomini! Sì, grazie, l'avevo capito, e io adesso mi carico con questa unità di gendarmi e mi mando in fuga a questa unità di 600 corazzati che prendono un po' un po'. Ormai anche queste unità di lanci spezzate di fanteria vanno in rotta e piano pianino collassa l'intera linea della battaglia. E purtroppo sono dovuto un po' subire per la scelta di unità della mia cavalleria, uccide il generale amico e peccato che sia venuto solo in questo momento, perché praticamente lui adesso la vantava in pugno, mi ha fatto collassare l'intera linea della battaglia. Il mio generale sta cercando in tutti i modi di tenere almeno dalla destra, però non vedo che sia riuscito ancora molto lungo, perché dovrà intervenire l'intero esercito su questa linea, e per me praticamente sta per giungere la fine, anche se senza generale, ma ormai le unità numeriche e le unità sono quasi tutte andate in fuga. E riesco a far scappare queste due unità, ma proprio per la forza del, non so, sono disperato in questo momento, però riesco a far tornare diverse unità sotto il mio comando, e riesco anche a far scappare diverse sue unità, e quindi voglio almeno provare a cercare di lottare fino alla fine. Tanto come mio generale sono veramente messo male, però ho deciso almeno di provare, di cercare. Credo che insomma il corso della battaglia cambi, poiché la sconfitta sembra pressoché certa. Sì, di provare insomma a lottare fino all'ultimo uomo. E peccato che queste due unità vanno in fuga adesso, perché stavo praticamente intervenendo anche con il resto del mio schieramento che si era inizialmente dato la fuga. E la vittoria è quasi certa, però sono titubanti e l'unità va in rotta. Peccato veramente. E inizio adesso a lanciargli qualche frecciatina infuocata, e tanto funziona perché l'unità va in fuga, però adesso la mia ala destra collassa, va in fuga, e quindi sono messo comunque solo male. Solo l'intervento del signore onnipotente o di un genio militare può trasformare in vittoria questa tragedia. Lo so, è una tragedia, e cerco appunto di formare una nuova linea difensiva, ma non credo che resista più di tanto. E intanto cerco in tutti i modi di mandare in rotta le sue unità con le frecce infuocate, ma non hanno grandi risultati. Resto sempre col generale nelle vicinanze per dare supporto alle mie unità, e stranamente due unità sue vanno in fuga, che mi stupisce sta cosa. Riesco a richiamare anche le unità che facciano parte del mio fianco destro e a mandare in supporto del resto, per sì, dare supporto al mio schieramento, e lo scontro ritorna equilibrato incredibilmente,
e inizio a sentire, non dico un profumo di vittoria, ma di potermela a giocare di nuovo ad armi pari. I nostri sono sotto attacco, dobbiamo agire. Il rapporto di forze pende leggermente verso il mio avversario, perché a diverso di tardi tutti loro sono i dati, che sono un'ottima, cioè è la più forte unità della Spagna, è una delle più forti, e adesso lui prende, carica i balestrieri, una terra molto forte al suo esercito, e però riesco in qualche modo a mandargli in fuga le unità, e anche questa sua unità va in fuga, e sto appunto cercando di, insomma, combattere fino all'ultimo uomo. Spero che delle sue unità scappino appunto con le frecce giocate, ma porca miseria, nessuno me lotta, quindi decido di mandare gli acceri all'attacco, praticamente di cercare di girare lo schieramento nemico con i miei acceri. E su questo settore inizialmente... Il nemico nuoto nel proprio sangue, metà dei suoi uomini sono morti. Sì, il nemico ha perso metà degli uomini, però sono messo, cioè comunque forte. Purtroppo la mia unità di arcieri veneziani sul mio settore sinistro mi fa molto, molto male, perché stavo cercando di girare il nemico, e se ci riuscivo, forse riuscivo a mandare in fuga il resto del schieramento nemico. Tanto qui un'unità di spadieri con scudo va in rotta, e queste due unità di fanteria insorgenti attacco da dietro, e incredibilmente riesco a mandare in fuga tre unità. E lo scontro ritorna nuovamente equilibrato, però lui adesso mi blocca perché ha tre unità di conquistatori soppiedati e una mia unità di soggetti corazzati in fuga. Lui riesce in qualche modo a richiamare dei spadieri con scudo e darmi fuga le due unità che avevo qui dietro nel suo schieramento. Tanto io riporto sempre le unità che mi scappano a combattere in prima linea. E la battaglia è ancora tutta da... è ancora molto... siamo in una situazione molto precaria tutti e due. Però... anche se ho più unità io delle sue, lui è più... ad unità molto più forti sicuramente delle mie. E le mie unità iniziano a titubare purtroppo, perché lui richiama anche queste unità, unità di batteria. E prego che il corso della battaglia cambi, schieramento praticamente poiché la sconfitta sembra in prima linea. Collasso nuovamente, e questa volta in maniera definitiva, e purtroppo non c'è più nulla che io posso fare per cercare di ritornare a combattere contro le sue unità. Mi resta solo il generale, però cerco in tutti i modi appunto di richiamare le mie unità, però lui adesso mi sta inseguendo da vicino, quindi se la danno a gambe. E veramente peccato per comandata, perché stavo riuscendo a vincere anche questa battaglia senza l'utilizzo della cavalleria, che sarebbe stata una novità assoluta. E vabbè, è andata così, poteva andare in un'altra maniera, però a me è sembrata di giocarla abbastanza bene questa battaglia. Anche, cioè vabbè, ho pagato un po' per la scelta limitata della cavalleria, praticamente quello sul mio generale, quindi non riuscivo a intervenire tempestivamente su unità nemiche. E, però vabbè, forse sono stato anche un po' condizionato da questa montagnola dove si erano posizionati i suoi balestrieri, che mi hanno fatto un po' il culo ai miei moschettieri. Ovviamente se su una pianura avrei vinto io la prima schermaglia, distruggendo il nemico nel prossimo scontro, perché i moschettieri hanno preso quattro balestrieri. E vabbè, una sconfitta così ci può stare.
Devo ancora capire il periodo migliore per giocare le battaglie online, perché vabbè, su tutti i periodi Venezia ha i cavalieri ospitalieri, che sono delle ottime unità di cavalleria, e quindi molto probabilmente le avrei prese. Ma giocando sul terzo medioevo ho voluto fare questa prova. Non è andata, anche se per poco, quindi anche se è una sconfitta, sono stato abbastanza contento per come stavo riuscendo a tenere testa al mio avversario, che appunto stava utilizzando 6 unità di cavalleria. Va bene, per il momento questo è tutto, ci sentiremo per la prossima battaglia, statemi bene ragazzi, a presto, ciao!